hai rischiato di segnare, hai preso un palo dopo pochi minuti, immagino una grande soddisfazione, una gioia che ti ripaga di tanti sacrifici, insomma questa Serie B, voglio dire, te la sei guadagnata con i denti, giusto? Sì, sì, no, proprio così, dopo magari le annate non fortunate, diciamo anche a livello di squadra, di Terni e Cosenza, ti ripeto, avevo bisogno di sentirmi protagonista e di tornare a fare quello che so fare, dai, diciamo così. E diciamo che qua ho trovato un ambiente fantastico, un gruppo veramente di giocatori uomini veri, un grande mister, e alla fine quando si crea un'amalgama del genere tutto può diventare più semplice. Qual è stato il segreto, Ivan, di questa Reggiana, insomma, che gioca un bellissimo calcio, una squadra solida, questo ragazzo Carbo, velocissimo, poi c'è insomma un centrocampo che unisce qualità e quantità, una difesa organizzata, un allenatore diciamo anche molto bravo, che è esperto di Serie C, ma, insomma, noi lo conosciamo bene, Alvini, un po' tutto, qual è stato il segreto o i segreti, Ivan? No, un segreto che l'ha appena detto, comunque un mister veramente preparatissimo, innovativo e con un tipo di calcio moderno, cioè con uomo contro uomo tutto campo, cioè veramente un calcio innovativo fatto di possesso palla, di aggressione, veramente un calcio fantastico. E ha trovato tutti i giocatori fatti apposta per il suo modo di giocare. Così che veramente si è creata un'amalgama e comunque facciamo un gioco che comunque fa invidia, nonostante non giocassimo delle partite da 4-5 mesi, sembrava che stessimo giocando di nuovo ugualmente come se nulla fosse. Quindi ti ripeto, questo sicuramente il mister, sicuramente il gruppo, sicuramente anche il fattore della gente che comunque ci ha sostenuto dall'inizio alla fine, senza mai farci mancare il loro sostegno. Senti, una vittoria a tinte rossoverdi, perché oltre a te c'è pure Favalli, c'è nella Reggiana anche Stefano Scappini, che insomma è cresciuto nella Ternana, quindi siamo tutti molto contenti, però insomma Terni ti ha lanciato in Serie B, però in qualche modo poi non ti ha dato tanta fiducia, ecco, immagino che non è che ti devi prendere rivincite, però insomma che soddisfazione è per te, che sei ancora giovane, però insomma i mezzi per giocare in Serie B noi l'abbiamo visto, ce li hai, ce li hai sempre avuti, ci abbiamo sempre creduto, è un modo anche per riprendersi un po' il pane verso chi ci ha creduto di meno, in Varone? Quello sicuramente, più che altro ti ripeto, io sono se ripenso all'esperienza di Terni, che per me ti ripeto è stata un'esperienza importante, dove veramente ho trovato veramente una grandissima piazza che vive di calcio, e posso solo che parlare bene, perché veramente ho conosciuto oltre che persone, degli amici che mi porto comunque dietro. E ti ripeto, io nella mia esperienza a Terni ho sempre cercato di dare tutto a me stesso e credo di aver fatto sempre bene, anche se, ti ripeto, a un certo punto mi sono stato fatto fuori senza neanche, se tu mi dici adesso un motivo, non ti riesco neanche a spiegare quello che è successo, cerco ancora di capirlo a volte, però forse devo andare così, non lo so, e quindi ti dico, non lo so, c'è il grosso rammarico, perché per come era partita, prima partita con l'Empoli avevo fatto molto bene, anzi, poi già per esempio la partita dopo sono partito dalla panchina, quindi c'era qualcosa che già da lì non era proprio tutto così limpido, dai, mettiamola così. Però veramente voglio solo dire che anche da lontano mi hanno fatto sentire la vicinanza, sento ancora delle persone di Terni e so che veramente hanno fatto il tifo per noi, per me, quindi sono molto contento, perché io anche quando smetto di giocare, se sono qua a Reggio Emilia o da altre parti, io guardo sempre il risultato della Ternana e quando posso sento ancora Marino, che ieri mi ha fatto i complimenti, sento Lorenzo, Modestino, e quindi veramente ho lasciato anche delle persone che mi porto dietro. Maurizio, Morigoni, poi ti lasciamo. Sì, ciao Ivan, io già ho fatto i complimenti stamattina, ma te li rinnovo.
grossa prestazione della Reggia Audacia, però tutti sanno che è reggiana, e soprattutto una grande prestazione anche tua, che dopo 3 minuti hai timbrato la traversa con quel colpo di testa, e poi dopo al sesto Garbò ha preso un palo, ma insomma poi tu hai fatto l'assist del gol anche al 50° minuto, il quinto della ripresa, per il gol di Garbò. Cioè, io capisco il tuo rammarico per non aver centrato l'obiettivo a Terni, sai che noi ti siamo stati sempre vicino, io lo sai in particolare, però secondo me tu non devi avere rammarico. Io ti esterno ancora una volta i complimenti a te, alla squadra che gioca un calcio molto bello, all'allenatore Massimiliano Albini, di cui avevo visto le grandi qualità quando lo incrociammo come Ternana con l'Albino Leffe. Quindi tu devi andare fiero di questo successo, del buon calcio che hai giocato tu e la squadra quest'anno, e noi siamo lieti che tu ancora sia rimasto attaccato ai colori rosso-verdi. Però purtroppo c'è stato qualcuno, io dovrei fare nome e cognome, ma lascio perdere, tanto nell'ambiente si sa, e quindi pazienza, tiriamo avanti. Io ti auguro in Serie B un luminoso, radioso prosieguo di carriera. Grazie Ivan, complimenti ancora. Che mi ha sempre trattato come cioè, mi ha trattato sempre bene, è stato il presidente Bandetti, quindi io veramente lo stimo come uomo e sono convinto che ce la farà a portare di nuovo la Ternana dove merita, perché comunque non gli si può rimproverare nulla, visto quello che spende, visto gli acquisti, cioè il monte stipendi per una squadra di C, comunque non gli si può rimproverare di non spendere. Quindi io, ripeto, sono per il resto sono contento qua, perché con il mister comunque da mediano comunque mi ha permesso di realizzare con il suo gioco anche 7 gol, oltre a 4-5 assist, quindi sono contento, molto contento. Per quanto riguarda poi, cioè, vi ripeto, vi seguirò e farò sempre il tifo per la Ternana. Grazie Ivan, in bocca al lupo per la Serie B. Grazie, crepi il lupo. Grazie, grazie. Grazie.